Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Sul fatto della pornografia, beh sì, qui c'è un problema. Il problema è che quando eravamo ragazzi noi, anch'io avevo dei capelli, il momento di poter vedere un giornale porno era quando si andava dal barbiere e c'era un lento avvicinamento al giornale porno. Partivi dalla Gazzetta dello Sport, poi e poi arrivavi ai fumetti e poi arrivavi ai giornalini porno e poi veniva il tuo turno, ti facevi i capelli e via. Oggi invece il ma che barbiere con le voglio sapere se tagliamo porno. I capelli da corti. Vabbè, anch'io avevo un barbiere simile, diciamo. Guarda, avevo un ciuffo meraviglioso, non ci crederai. Avevo un ciuffo meraviglioso. Mi chiedevo del barbiere, proprio del... Le rivizze del barbiere. Però non seguendo. Ma è un classico. Luca, dimmi che non è così. Dimmi confermo, che non è così. Io confermo, nella mia conferma. Esperienza giovanile confermo che era così dal mio barbiere. Oggi, purtroppo c'è un bombardamento sistematico e mi inquieta il fatto che su un social, come nella specie TikTok, girino tranquillamente video porno e dove sui social sarebbe oggettivamente possibile fare un controllo sui contenuti. E talvolta il fine dell'azione è produrre una pornografia da condividere come un'impresa. Però Sabella, anche il suo giudizio su questo, se Mariano è d'accordo. Su quella misura. Attenzione, io non posso entrare nel merito di provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria. No, ovviamente, i miei principi. Quindi, insomma.